Salve a tutti, benvenuti qui su StackDroid. Oggi vedremo come mettere la tastiera di Android Lollipop per il vostro device. No, non è un pianoforte. No, una tastiera. È la vera e propria tastiera di Android Lollipop, quindi quella con interfaccia chiara, light, bianco, quindi non quella della preview di giugno, scura, quindi questo è tema bianco, e non contiene solo questa, contiene anche quella di KitKat, proprio se uno vuole vedere, vuole vomitare sul telefono perché fa schifo, comunque vabbè. È compatibile per la maggior parte dei dispositivi, almeno a quanto dicono. La maggior parte. E niente, non c'è praticamente nulla di particolare da dire. Andiamo a vedere come si installa, perché è una procedura. No, non è una procedura, non c'è niente da fare, una piccata, si installa e basta. Andiamo a vederla e basta. Su via. Siamo qui in compagnia del nostro Sony Xperia Neo V, perché il Lumia Nexus 5 ha un Android Lollipop, quindi non avrebbe senso mostrare la tastiera. Allora, scaricate questo APK e installatelo, non richiede root, non richiede niente di particolare. Andiamo ad aprire e vedere il funzionamento. La troviamo lingue, su aspetto e layout troviamo il tema, che abilitate in Material Light per avere come la tastiera di Lollipop. Comunque troviamo anche Material Dark e dopo le Holo, che sono quelle precedenti di KitKat. Ma che schifo, anche quella di Jelly Bean blu. Anche quella di Jelly Bean troviamo. Vergogna. Su preferenze abbiamo un po' di preferenze per quanto riguarda la tastiera, come maiuscole automatiche, doppio spazio per mettere il punto, la vibrazione e altre preferenze. Multilingue, se utilizziamo più lingue nella stessa tastiera. Digitazione gestuale per lo swipe e delle anteprime di suggerimenti. Correzione testo per impostazioni del correttore. Su avanzate troviamo semplicemente ritardo, eliminazione pop-up e durata vibrazione. E qui vabbè, troviamo informazioni e cose varie. Andiamo a vedere la tastiera. Quindi andiamo nell'applicazione, che ne so, sì, di messaggistica. Guarda come funziona la parte touch bassa proprio. Ed ecco, vedete che è proprio lei. La mettiamo a confronto con il Nexus 5 per mostrarvi che è proprio quella lì. Quindi non ci sono altre cose da dire, in quanto l'applicazione è molto semplice e intuitiva. Ai più attenti che staranno guardando, se che sono le 2:24 della notte, non pensate che noi siamo alle 2:24 della notte. Comunque sì, questa per i più abilitati a customizzare tutto, ecco anche la tastiera di Android Lollipop. Anche il video di oggi finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e buon bricaggio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video. Sì.